Buongiorno, Domenico Giordano della Giordano Brokerage Est. Continuiamo con le nostre interviste nella fiera più importante di Russia, la CPM. Siamo qui nello stand di Pietro Moretti. Piero Moretti, chiedo scusa. Buongiorno. Salve. Lei da quanti anni è presente in Russia? Noi in Russia siamo presenti da solo 4 anni, siamo diciamo dei novellini, anche se poi dai risultati diciamo siamo molto molto contenti, non abbiamo mai fatto, diciamo, abbiamo subito cominciato a lavorare molto bene, siamo subito entrati in diverse centinaia di boutique, per cui non ci possiamo lamentare. Bene, perché infatti ho avuto difficoltà ad approcciarla, perché quando venivo c'era sempre gente che faceva ordine, qui non volevo disturbarlo, quindi mi fa piacere di questa nota positiva in un contesto non effettivamente non in questa semplice. Fiera facciamo la dieta, non si mangia, è giusto un caffè ogni tanto. Bene, 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 quindi è contento di questo momento? Ma sono contento e non vedo l'ora di affrontare ancora la prossima giornata, perché contiamo di fare ancora ordini e siamo molto molto soddisfatti. Siamo arrivati qui, noi siamo a Rimini, che diciamo già lavoriamo tantissimo col mondo russo, e siamo arrivati molto titubanti, invece alla fine tutto si è tranquillo, non è niente tranquillo, però alla fine i clienti hanno ordinato in maniera anche soddisfacente. Diciamo, diversi clienti hanno anche aumentato fatturati già notevoli. Quindi diciamo, la sua intraprendenza di affrontare la fiera anche in un momento difficile era subito ripagata. La nostra intraprendenza si è configurata in questo modo: noi abbiamo fatto uno stand più grande dell'anno passato, pensando che comunque i clienti ci seguono e hanno bisogno di comunque portare avanti il loro lavoro. Abbiamo fatto vedere che siamo presenti in maniera forte e siamo pronti per il futuro quando si uscirà da questa crisi, diciamo. Siamo molto molto contenti. Bene, bene, questa nota di positività certamente aiuta chi è in Italia a capire che il mercato russo, nonostante le difficoltà oggettive che ci sono, può ancora dare delle opportunità, delle possibilità, ma bisogna essere imprenditori con la I maiuscola, quindi anche rischiare venendo in un mercato in un momento difficile. Devo dire una cosa, è importante lavorare con la qualità, la serietà nelle consegne, in tutto, diciamo, comunque la qualità, e nel nostro settore noi siamo forti nelle stampe, nella vestibilità, quindi diamo qualità a 360 gradi e questo torna indietro, nel senso come un feedback diventa un feedback veramente positivo. E il mercato russo, lo sappiamo, è enorme, quindi sì, noi pensiamo di poter aumentare in futuro. E quindi sono, ogni anno è un piccolo mattoncino nuovo per costruire una grande cosa, siamo convinti di questo. Benissimo, io sono contentissimo di averla conosciuta, perché siamo conosciuti qui in questa fiera, e di poter trasmettere sul mio canale una positività concreta riguardo il mercato russo, nel quale io credo e nel quale sto anche investendo. Ringraziamo il signor Moretti, qui circondato da belle, belle modelle, e c'è un attimo di stand. Hello, my name is Susan. Vedete? I'm alone, Pierre Moretti. Ah, great. And I'm Russian girl. I'm from Russia. Fantastic. Sono fantastiche ragazze che lavorano veramente in maniera seria e professionale, molto brave. Perfetto. Se il video vi è piaciuto, mettete il vostro like, attendiamo commenti, critiche, suggerimenti, siamo aperti a qualsiasi vostra richiesta. Vi salutiamo e in bocca al lupo. Bye bye. Grazie.